Per l'Avezzano è stata sicuramente la miglior partita degli ultimi tre mesi, una delle migliori in assoluto di tutto il campionato. Contro la vice capolista Matelica, i marsicani hanno disputato un incontro tutto anima e cuore, correndo a perdifiato per 96 minuti, recuperi compresi, e alla fine hanno portato a casa tre punti che valgono oro in chiave salvezza. Pressing altissimo dall'inizio alla fine e giocate anche di ottima qualità, con lo scatenato di Curzio nel ruolo di killer, che nella circostanza ha messo a segno tre reti di ottima fattura. Sono stati sufficienti pochi minuti per intuire che oggi non sarebbe stata la solita partita di sofferenza per i tifosi. Moro e compagni hanno sputato sangue in campo e gli applausi finali sono stati il giusto riconoscimento al loro spirito di sacrificio. La prima azione che vi mostriamo non ha alcun valore tecnico, ma da parte dell'Avezzano rappresenta un segnale di buona volontà che si protrarrà poi per tutto l'arco della partita. La risposta ospite è affidata al piede di Giovannini, ma Davino sceglie bene il tempo dell'uscita e riesce a neutralizzare il tentativo dell'attaccante avversario. Si continua a correre a ritmi proibitivi e al 14° l'Avezzano passa. L'azione si sviluppa sulla destra e porta Menna a guadagnare il fondo e crossare teso in area dove ci sono i difensori biancorossi che non riescono a liberare. Di Curzio ringrazia e Di Destro non ha difficoltà a metterla dentro. Il Matelica accusa ma prosegue imperterrito per la propria strada, soffrendo però la pressione biancoverde che al 16° porta Sassarini a sbagliare l'ultimo controllo e tutto sfuma. Poi c'è un sinistro al lato di Iacchetta, ma la palla parte da molto lontano e Davino controlla semplicemente con lo sguardo. Il Matelica non punge e l'Avezzano raddoppia, è il 25° e i biancoverdi partono in contropiede dalla propria metà campo. Sassarini, sempre tra i migliori, in becca di Curzio che percorre 50 metri a tutta velocità e una volta in area fulmina Nobile con un diagonale verso il palo più lontano. E sugli spalti si festeggia alla grande e ancora una volta gli assenti hanno avuto torto. Un sinistraccio di Iacchetta dall'interno dell'area è tutto ciò che propongono i frastornatissimi marchigiani. Troppo poco per spaventare l'Avezzano di oggi, che tre minuti più avanti si rende ancora pericoloso. È il 45° quando si registra una bella iniziativa di Bisegna su invito di Di Curzio. Michele entra in area penetrando tra due avversari e obbliga Nobile al salvataggio decisivo. Nella ripresa la musica non cambia e si riprende a tutto ritmo da entrambe le parti. Al quinto il Matelica manca una clamorosa occasione con Esposito che cicca letteralmente la sfera a due passi da Davino. Un sinistro di Bisegna da lontano viene sventato in due tempi da Nobile e anche questo è un segnale positivo da parte dell'Avezzano che comunque non molla di un centimetro. Poi si fa male Venditti che deve lasciare il posto a Tariuk. E un minuto più avanti i marchigiani accorciano le distanze. Frinconi in buca per Pesaresi che controlla e Di Destro insacca tra palo e portiere. Adesso i biancoverdi incominciano a soffrire la manovra avversaria e al 22° Pesaresi elude il fuorigioco e parte in solitaria, ma per fortuna dell'Avezzano sbaglia l'assist decisivo. Avezzano in difficoltà e su un'azione partita dal corner l'avanzato Borghetti impegna a terra Davino che se la cava solo con un po' di spavento. Altri due minuti e Davino è chiamato nuovamente al lavoro da un destro da fuori di Frinconi che lascia partire la conclusione da una ventina di metri abbondanti. Tutto qui il Matelica che da questo momento in poi esaurisce la spinta offensiva e permette ai marsicani di riprendere fiducia e chiudere definitivamente il match. È il 41° quando Aleppo effettua la rimessa laterale per la testa di De Santis che prolunga per l'indiavolato di Curzio. Lorenzo accende il turbo e Gilardi può solo osservare da dietro la cavalcata del numero 11 biancoverde che entra in area e fa secco Nobile con un raso terra verso il palo più lontano. Avezzano in paradiso e mentre i tifosi si chiedono come possa esserci stata questa trasformazione in soli 7 giorni, al 47° Sassarini prova il pallonetto da buona posizione, mancando il poker per pochi centimetri. E per chiudere in gloria vi mostriamo l'ultimo tentativo di Bisegna, che prova senza successo a finalizzare il suggerimento dell'incontenibile di Curzio. La corsa sotto la curva prima e gli applausi della tribuna poi rappresentano il giusto coronamento di un pomeriggio di gloria che allo stadio di Marzi sembrava essersi ormai perso da troppo tempo. La miglior partita interna dell'Avezzano o no? Era meglio l'Avezzano di settembre-ottobre o questo? Lugarelli, finalmente una grossa prestazione.
Ma direi che la prestazione, soprattutto a livello di intensità, di voglia di tornare a fare un risultato che mancava da diverso tempo, di scacciare un pochettino i malumori, un po' l'idea della crisi, anche se poi domenica prossima dobbiamo riconfermarci. Mancano 3 vittorie, secondo me, alla salvezza, 3 partite. E dobbiamo lottare fino alla fine per cercare di raggiungere questo obiettivo che per Avezzano, per me in particolare, che sono da Avezzano, devo assolutamente raggiungerlo. Però parlare soltanto di salvezza dopo una prestazione del genere mi sembra riduttivo. Ma di salvezza perché noi abbiamo avuto tante vicissitudini, quella che è dura stare a ricordare adesso, però noi quello che ci siamo guadagnati nel girone d'andata lo stavamo buttando via nell'inizio del girone di ritorno. Fortunatamente quel girone d'andata ci ha permesso di stare ancora a galla, di poter salvarci forse con tranquillità, però di salvarci perché quello deve essere l'obiettivo e non dobbiamo perdere di vista questa cosa. Clementi, avete incontrato un avversario che era in difficoltà e che invece oggi vi ha messo in difficoltà. Che è successo? È successo che sul campo si è vista una squadra, l'Avezzano non sicuramente in difficoltà o magari molto meglio, messo in questo momento molto meglio di noi. Noi non stiamo benissimo, si vede chiaramente, siamo in una fase un pochettino di difficoltà sia fisico che forse anche qualche giocatore magari è probabilmente molto stanco e tante cose che prima venivano con facilità non vengono. Mi dispiace solo che nelle ultime 2 partite sono ritornati fuori errori che facevamo nella prima parte quando prendevamo gol giocando noi e prendevamo ripartenze. Oggi 3 ripartenze micidiali ci hanno assolutamente castigato, fatte ad opera d'arte. Però sicuramente non eravamo molto equilibrati.